Siamo davanti al Covid Hospital, un auspicio del dottor Parruti, già da tempo quello dell'arrivo dei farmaci e degli anticorpi monoclonali, si vedeva e si riponeva molta fiducia e anche speranza in questa terapia. E allora, terapia è arrivata, il protocollo c'è, è molto chiaro, ha detto lo stesso dottor Parruti che è qui con me, al quale vorrei proprio far spiegare esattamente a chi sono destinati, o meglio, chi è il paziente privilegiato per questo tipo di farmaci e come funziona, insomma, la procedura. Intanto vediamo quali sono le patologie che possono essere più a rischio una volta diventati positive al Covid e quindi in che modo poi si procede. Sì, allora per capirci e per riprendere quello che lei ha detto, la cosa buona che ci rende molto ottimisti è che oltre al vaccino questo è uno secondo strumento nuovo perché permette di prevenire lo sviluppo della malattia nelle persone che hanno contratto l'infezione, non hanno ancora una malattia in forma grave e hanno però fattori di rischio per poterla sviluppare. Quindi se una persona completamente asintomatica entro i primi 8 giorni dell'infezione ha un diabete mellito scompensato, ha un'obesità o altri fattori combinati che ne rendono il rischio importante di sviluppare la malattia, sicuramente avrà priorità per questo trattamento. Se una persona ha dei sintomi iniziali come la febbre, la tosse, senza un grave coinvolgimento polmonare, ma con altri fattori che fanno pensare che questo coinvolgimento sia lì per venire, questo è il posizionamento giusto di questo farmaco, che quindi aumenta le nostre potenzialità di intervento perché è un farmaco che utilizziamo prima di tutti gli altri che stiamo adesso utilizzando, quando ancora non c'è malattia importante. Chi indica questa utilità, diciamo così, il medico curante o? Sì, allora, chiaramente una parte importantissima nell'utilizzo di questi farmaci è affidata al territorio, quindi ai medici di medicina generale e ai loro bracci armati, che sono i medici delle unità speciali di continuità assistenziale, gli USCA. Chiaramente quando un tampone viene fatto sul territorio, il medico informato, il medico sa tutta la storia del malato, sarà il primo a poterci informare del fatto che possiamo sicuramente procedere. Ma se un malato per una forma lieve o lievissima venisse o per un'altra ragione, essendo andato in pronto soccorso, per esempio, per una frattura e avendo febbre e un po' di tosse, gli fanno un tampone che viene positivo, anche il medico che ha appena fatto la nuova diagnosi, quindi non sul territorio ma in ospedale, può giustamente inviarci il malato. Allora, sono circa 100 le fiale da infusione che sono arrivate o che arriveranno per ogni provincia abruzzese. Si spera e si confida anche in un ulteriore arrivo una volta terminate queste fiale. C'è da dire però che la prevenzione non sempre trova tutti d'accordo. Faccio un esempio: se io, pur essendo positivo, fossi in buona salute, apparentemente non avessi grandi problemi, mettere una sostanza di cui si conosce, o almeno il cittadino conosce ancora poco, potrei avere delle prevenzioni. Tant'è che oggi una persona ha proprio rifiutato Sì. questa infusione. Cosa si sente di dire lei? Ma io mi sento di dire che questo strumento è stato è molto costoso ed è stato allargato in fase, per così dire, sperimentale, perché i governi, prima di rendere definitivo l'accesso, vogliono avere più dati di sicurezza e più dati di efficacia. Però gli studi preliminari che sono stati fatti sono assolutamente chiari e documentano che quando l'utilizzo è stato confrontato con quello del gruppo di controllo che ha ricevuto solo un placebo, cioè solo una falsa forma del farmaco, gli effetti collaterali sono stati identici nei due gruppi. Quindi è un infuso proteico che, al di là dei piccoli rischi di allergia nell'infusione, non dà problemi. Quindi mi sento di dire che è una cosa assolutamente sicura. Giustamente, ognuno, trattandosi di una forma preventiva, può fare le sue considerazioni. Io mi sento vivamente di raccomandarlo, stante la gravità della malattia da Covid.